Ciao, sono Francesco Regnicoli, detto Ragno, da una vita, diciamo che sono abbonato dagli inizi anni 70, da quando ho iniziato a seguire l'Ascoli. Da bambino mio padre mi portava con sé, poi per andare con i miei amici sono rimasto nella famosa curva sud in attesa che la ripristino e perciò ormai arriviamo verso i 50 anni di abbonamento. La prima volta allo stadio lo ricordo bene perché avevo 6 anni, è un ricordo bellissimo perché vincemmo il derby con la San Benedettese che diciamo negli anni 60 era la nostra bestia nera, 1-0, ci furono anche diversi incidenti, però fu una giornata di festa bellissima perché con la San Benedettese negli anni 60 era sempre difficile vincere. È stata veramente una bellissima esperienza, lì mi sono proprio innamorato. Avevo solo 6 anni, però nonostante sia passato mezzo secolo non lo dimenticherò mai. Ascoli Cagliari 2-0. Praticamente dal centro curva sud, al pallonetto di Nicolini che ci ha fatto restare un altro anno in Serie A, mi sono ritrovato sulla ringhiera semisvenuto e mi hanno dovuto riportare a casa e dallo stadio a Piazza Immacolata ho pianto sempre di gioia. Quello è stato, per chi l'ha potuto vivere, un gol di quelli ragazzi con 35.000 persone al Del Duca, fa semplicemente rabbrividire tuttora. Il gol del secolo. Mi sono abbonato quest'anno veramente dopo 10 minuti che ha aperto lo store, alle 16:20, quel giorno ha aperto con 10 minuti di ritardo e mi sono abbonato perché amare l'Ascoli è dovere di ogni tifoso. Non può esistere un tifoso senza abbonamento. Auguro all'Ascoli quest'anno di restare in Serie B senza voli pindarici. Quest'anno è 1-2 e mantenere la categoria è fondamentale. Auguri, picchio!